Social. Buonasera amici ascoltatori di Live Social, siamo sempre su Radio Veronica One. Questa sera con noi c'è Andrea Besana, mosaicista. Buonasera Andrea. Buonasera. Allora, innanzitutto, qual è stato magari il percorso e di conseguenza la formazione che ti ha portato a diventare mosaicista? Ma è stato un percorso lungo perché comunque dopo il diploma ho preso parecchie strade e poi finalmente ho scoperto questo mestiere che sinceramente non conoscevo, appunto il mosaicista, sì. Grazie a un amico. E poi però per questioni diciamo diverse ho deciso di andare a fare una scuola importante in Friuli. Quindi sono stato lì per 3 anni, mi sono formato appunto come mosaicista. Il mio intento era quello appunto di imparare le tecniche del pavimento alla veneziana, che è una tecnica estremamente tradizionale della cultura appunto italiana, dei pavimenti storici, delle ville più importanti appunto soprattutto del nord Italia ma anche del centro. E si usa ancora? Sì, si usa tantissimo, cioè soprattutto diciamo che c'è stato un periodo buio in cui li tiravano via purtroppo. In realtà adesso è tornato di moda. Sì, chi si trova un pavimento del genere lo tiene, anche perché ha un valore inestimabile. Sicuramente. Si usano dei marmi antichi, cioè hanno molto spesso dei marmi antichi, difficili da recuperare, tutto il materiale tagliato a mano, quindi veramente un lavoro estremamente prezioso. E anche faticoso. Sì, molto 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 faticoso. Infatti diciamo che il grosso limite per molte persone, o comunque per chi non è veramente appassionato, è proprio quello dell'estrema difficoltà di lavoro. Soprattutto iniziale. Sì, 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 perché comunque tu immagina che per fare un metro quadrato ci vogliono dai 200 ai 400 kg al metro quadro. Quindi certo. Cioè, solo per fare un appartamento non immaginate quanto sforzo fisico sia necessario. Però alla fine il lavoro ripaga di tutta la fatica. La fatica di tutto il lavoro, appunto. Perfetto, molto bene Andrea. Da un punto di vista pratico, come funziona magari il primo approccio con un cliente? Ma allora, tendenzialmente c'è una ricerca da parte del cliente, o tramite passaparola, oppure tramite i canali social. Io per fortuna sono molto attivo in questo ambito. E infatti ho lavorato anche molto all'estero, a Parigi, appunto Monte Carlo, anche in centro Italia, Milano. E quindi mi contattano, magari mi hanno conosciuto appunto sui social, sanno il mio tipo di prodotto. E poi si capisce se è un discorso di restauro, perché mi occupo anche di restauro di pavimentazioni, oppure se è una cosa nuova, sostanzialmente un ex novo. Allora lì si capisce un po' l'estetica del palazzo, della casa, l'epoca, eccetera eccetera, e comunque si parte con tutto un lavoro di progettazione che riguarda appunto questo tipo di pavimentazioni, che è un lavoro abbastanza complicato e pochissimi fanno come lo faccio io, diciamo, perché comunque è una formazione anche grafica, quindi so utilizzare gli strumenti come Illustrator, Photoshop. Quindi a livello anche di progettazione, l'impatto delle nuove tecnologie, appunto il tuo utilizzo, per cui ti differenzi un po' rispetto agli altri esperti del settore. Certo. Poi altro canale sono quello, gli appalti pubblici, quindi gare. Io faccio parte di un consorzio, questo consorzio ha tutte le varie certificazioni appunto per poter accedere alle gare d'appalto, quindi molto spesso anche quello può essere un canale per acquisire dei nuovi lavori. Il consorzio si chiama Consorzio San Luca e appunto anche grazie a loro, dopo i primi anni di attività, ho potuto crescere molto, acquisire anche lavori molto importanti, proprio perché avevo alle spalle una struttura amministrativa che mi ha aiutato moltissimo. Quindi ho fatto, non so, abbiamo fatto i pavimenti della hall di Lavazza, abbiamo fatto l'NH Carlina, i pavimenti sempre dell'ingresso. Sì, nomi di poco conto. Cioè. Sì, o il sottoportico di via Cernaia qui vicino. Certo. E quindi questo è, diciamo, il lato positivo di questa collaborazione, di questo assorbimento, diciamo, all'interno del consorzio, che tra l'altro sono tutte imprese comunque relativamente piccole, quindi c'è un ottimo rapporto, parliamo, ci vediamo tutti i lunedì. Questo è tante attività. E tante attività. Perfetto, molto bene Andrea. Immagino che appunto tu non lavorerai da solo, ma com'è costituita la tua equip? Ma allora, io sono una ditta individuale, però ho moltissimi collaboratori, tutti giovani, tutti appassionati.
li ho trovati lungo la strada, uh-huh. e al qualcuno è rimasto e mi ha aiutato molto, sì. quasi indispensabile, sì. se non completamente. Adesso ultimamente altri due o tre ragazzi si sono uniti all'equipe, ah. e appunto quest'anno abbiamo fatto un grossissimo lavoro appunto in Viale Tovez, abbiamo fatto... quattro scale con un corridoio particolare, con tutto il disegno di una galassia appunto progettato. Un progetto ambizioso. Sì, sì, sì. E senza di loro, sinceramente, sarebbe stato impossibile. Perché... Quali competenze deve avere un tuo collaboratore? Allora, tanta pazienza, tanta sì. passione, anche diciamo forza fisica, perché comunque bisogna appunto movimentare tantissimi materiali, tantissime attrezzature, uh-huh. e però avere anche un'ottima preparazione culturale, nel senso sì. che lavorando comunque in ambito quasi artistico, perché alla sì. fine il mio è un mestiere che comunque rasenta l'arte. Sì, anche a livello poi di restauro, certo. Sì, il restauro, quindi ci sono tutte competenze anche proprio di chimica, uh-huh. adesso non arriviamo alla fisica, perché comunque... si parla sempre di materiale comunque inorganico, semplice certo. da trattare, però... Trattando comunque sia materiali di un certo tipo, conoscerne appunto magari sia la storia, se poi dal punto sì. di vista pratico come andare ad operare. Sì, 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 quello è indispensabile, uh-huh. e però ripeto, tantissima passione, perché pazienza, perché quando si tratta di tagliare, disegnare, uh-huh. è un lavoro comunque molto lungo, molto laborioso, in cui serve tanta progettazione, tanta, sì. tanta esperienza anche, perché... Uh-huh. Ripeto, non ci si può improvvisare, anche perché sì. quando tiri via, cioè quando sbagli un pavimento, sono problemi. Sono problemi. Non è il colore che è venuto chiaro o scuro di una parete che uno dice vabbè, gli do un'altra tinta, lì si bisogna tirar via. Quindi necessaria anche una certa delicatezza per ovviamente sì, approcciarsi sì. a questo tipo sì. di lavoro. Sì, sì, sì. Mm? Perfetto, molto bene, Andrea. Vorrei appunto discutere magari le tue modalità. Quanto hai di classico e quanto hai di moderno appunto nel tuo lavoro? Perché risulta essere appunto un mestiere abbastanza antico. Sì, sì, guarda, io appunto, come dicevo prima, lavorando anche nell'ambito del restauro, ho avuto la fortuna di lavorare su tantissimi pavimenti, e questi uh-huh. pavimenti, sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista decorativo, mi hanno insegnato tantissimo, uh-huh. Quindi quando devo riproporre una pavimentazione classica, riprendo tutto quello che ho diciamo già restaurato, lo rielaboro sì. in funzione appunto della nuova realizzazione, quindi magari appunto prendo il discorso della facciata dell'edificio, sì. capisco l'epoca dell'edificio e cerco di riproporre qualcosa che sia in sintonia. Uh-huh. E molto spesso mi fanno i complimenti, e il miglior complimento è quello che ti dicono: sì. il pavimento sembra essere sempre stato lì, quindi vuol dire che uno ha azzeccato uh-huh. l'insieme. Poi uh-huh. mi piace moltissimo, forse anche di più, sì. La creazione, il contemporaneo. Ah, quindi ex novo, ma anche appunto perché anche faccio dell'ex novo con, in stile classico, però faccio anche tutta una linea, per cui sono anche conosciuto, adesso mm-hmm. cioè, stiamo parlando di pavimenti alla veneziana, sì. quindi non è che, però sono riconosciuto a livello internazionale, nel senso che mi hanno chiamato appunto da Parigi, hanno visto i miei lavori anche in Russia, mi hanno sì. detto ma è abbastanza interessante quello che fai, è diverso da quello mm-hmm. che si vede in giro, no? Proprio perché faccio tantissimo lavoro di progettazione, mm-hmm. cerco di innovare la tecnica, l'estetica sì. e quindi... Per cui tanto studio per poi passare invece all'innovazione tecnica. Sì, 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 assolutamente. Per cui le basi comunque sia di un certo tipo, ben solide, per poi sono andare... indispensabili, è un po' come quello che si dice, impara l'arte, e poi dopo che sai fare un bel ritratto, puoi sì. fare poi, non so... Qualcosa di più innovativo, sì, moderno. Sostanzialmente sì. Molto bene, Andrea. In conclusione ti chiederei progetti per il futuro, visto che appunto abbiamo potuto constatare che c'è molta carne sul fuoco. Sì, guarda, dire un progetto in questo momento è difficile. Difficile perché sì. ce ne sono talmente tanti, e in appunto questo momento di diversa non... poi natura appunto tra restauro sì, e sì, appunto sì, l'attività sì. di mosaicista, e quindi particolarmente nessun progetto, sì mm. qualche pavimento importante per qualche cliente molto importante che sta per partire, per cui particolarmente nessuno, praticamente tutti sì 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 tutti okay. tutti e boh, appena comunque io, essendo su, lavoro tantissimo su Instagram, se mi
seguite lì, vedete quello che faccio, e sarete aggiornati su tutti i lavori, su tutti gli interventi e tutto quanto. Perfetto, allora amici ascoltatori, rimanete aggiornati come? Per esempio attraverso i contatti, il numero da chiamare è il 339-7589-554, contatto Facebook Andrea Besana Mosaicista Terrazziere, profilo Instagram Besana _ Mosaici, infine l'indirizzo mail è info@andreabesana.it. Noi ringraziamo il mosaicista Andrea Besana per essere stato con noi. Buonasera Andrea. Grazie e buonasera a tutti. Live social.